The Spinelli Group from Genoa. Speed and technology for the global market. Benvenuti a Transport, il nostro settimanale di porti, trasporti e logistica. Il porto di Genova è in lutto dopo l'incidente che ha coinvolto la nave della linea Messina, che ha travolto una banchina dello scalo portuale di Genova facendo crollare la torre dei piloti. Ecco la ricostruzione di quella terribile notte. Erano da poco passate le 23.30 quando la nave Jolly Nero della compagnia armatoriale Messina stava lasciando lo scalo, quando per cause che sono ancora tutte da accertare la nave ha completamente sbagliato manovra, andando a schiantarsi contro la palazzina piloti a Mologiano, dove operano e vivono molti dei piloti del porto di Genova e degli operatori della capitaneria di porto. Un urto tremendo, la torre si è inclinata di 45 gradi per poi crollare in mare e molte persone o sono rimaste intrappolate all'interno sono cadute in mare. 13 le persone coinvolte. La capitaneria di porto conferma al momento 7 morti, 2 dispersi e 4 feriti. Le 7 vittime accertate sono Daniele Fratantonio, 30 anni, di Rapallo, Davide Morella, 33 anni, di Biella, Marco De Candussio, 40 anni, di Lavagna, Giuseppe Tusa, 25 anni, di Milazzo, tutti e 4 militari della Guardia Costiera, e ancora il pilota Michele Robazza, 45 anni, di Livorno, e l'operatore radio dei rimorchiatori Sergio Basso, 50 anni, di Genova, e l'operatore radio dei piloti Maurizio Potenza, 50 anni, anche lui del capoluogo ligure. I 2 dispersi che mancano all'appello sono il sergente Gianni Iacoviello, 33 anni, della Spezia, e il maresciallo Francesco Cetrolla, 38 anni, di Santa Marina, in provincia di Salerno. 4 feriti, 2 ricoverati all'ospedale Galiera e 2 al Villa Scassi di San Pier d'Arena. E questo è il bilancio di una tragedia veramente difficile da spiegare. È veramente una vicenda incredibile, perché tra tutte le cose più imponderabili è successa assolutamente quella più imponderabile. Vedete, le condizioni meteo sono perfette, le condizioni del mare, non c'è vento, non c'erano altre imbarcazioni in navigazione. È un'operazione assolutamente di routine. Sconvolto l'armatore Stefano Messina. Una cosa così non era mai successa nell'intera storia del nostro gruppo, ha detto quasi piangendo una volta intervenuto sul luogo dell'incidente. Dunque altissimo il tributo di sangue che la capitaneria di porto di Genova ha pagato per questo tragico fatto. L'ammiraglio del porto di Genova, Felicio Angrisano, che proprio in contemporanea con questa tragedia ha lasciato il comando dello scalo genovese, parla e vuole ricordare i propri ragazzi in questa intervista in esclusiva per Transport. Quando succedono queste cose, mi ricordo una frase che leggo entrando nel cimitero del mio paese: il cielo geloso della terra sottrae i figli migliori. Grazie. Non trattiene le lacrime quando parla dei suoi ragazzi vittime della tragedia in porto a Genova l'ammiraglio della Guardia Costiera Felicio Angrisano. Lui, che amava lavorare con i giovani, era arrivato nel capoluogo ligure nel 2010 e da Genova se ne doveva andare proprio all'indomani della tragedia per diventare il comandante generale a Roma delle capitanerie di porto, ma aveva chiesto di rimanere ancora, una richiesta che però gli è stata negata. No, perché io ho bisogno di loro. Non, loro non hanno più bisogno di me. E a lui quindi non resta che ringraziare per l'affetto dimostrato in questa tragedia. Sento la vicinanza, l'affetto, il cordoglio, la solidarietà, l'umanità di questo popolo meraviglioso e l'umanità dell'Italia che mi arricchisce e ci arricchisce. E il saluto è anche un imperativo: avere chiarezza al più presto su quanto accaduto. Mi auguro che quanto prima riusciamo a definire questa brutta pagina, brutta perché, ripeto, fa male dentro. Una nave vecchia non vuol dire che sia una nave insicura. Gli armatori non ci stanno. La Jolly Nero nel 1976 era stata varata, ma una nave di quell'età non è detto che sia insicura, tanto più se passa tutti i controlli che sono rigidissimi, come avviene nel nostro paese. Thank you.
La flotta mercantile italiana si è ammodernata recentemente. Vecchio non vuol dire insicuro. Il mondo armatoriale italiano non ci sta a finire sul banco degli imputati. La Jolly Nero, la nave che si è schiantata contro la banchina nel porto di Genova, è stata varata nel 1976. Ha passato tutti i controlli, compresi quelli effettuati pochi giorni fa. Un mese fa, quello più approfondito, solo 7 giorni fa, un nuovo controllo invece in Spagna. Le navi, diciamo, più giovani, di nuova generazione e tenute bene, certamente si rischia un poco di meno, voglio dire, dal punto di vista, però è anche vero che una nave moderna tenuta male può essere, diciamo, più rischiosa anche di una nave di una certa età. Non si può prendere come riferimento l'età della nave, bisogna prima appurare che cosa è successo e poi da lì si risale nel dire era perché era vecchia oppure non era vecchia. Tutte le notizie, riporto, trasporto e logistica in meno di 2 minuti. Traffico merci totale in crescita del 27% all'autoporto di Bologna, che ha approvato il bilancio d'esercizio 2012. Utile prima delle imposte di 1,2 milioni di euro rispetto a 214 mila euro nell'esercizio precedente. Nel 2012 Interporto di Bologna ha registrato un incremento del traffico merci totale che si attesta a 9 milioni 177 mila tonnellate rispetto a 7 milioni 200 mila tonnellate nel 2011. Aumentano le merci movimentate su gomma, più 45%, ma diminuiscono quelle su ferro, meno 18%. Un sistema elettronico di pedaggio unico all'interno dell'Unione Europea, lo hanno richiesto i membri della Commissione Trasporti dell'Europarlamento. La proposta di risoluzione invita la Commissione Europea ad elaborare entro la fine dell'anno un'analisi comparativa di tutte le opzioni tecnologiche esistenti, compresi i sistemi GPS e i pagamenti mobili. La proposta di risoluzione dovrà ricevere nelle prossime settimane il via libera dalla sessione plenaria di Strasburgo. Nei primi 3 mesi del 2013 il traffico delle merci movimentato dai porti spagnoli è ammontato complessivamente a 107,6 milioni di tonnellate, con un calo del 6,9% rispetto al primo trimestre dello scorso anno. Il traffico delle merci si è attestato a 50,4 milioni di tonnellate per quanto riguarda le merci varie e le sole merci containerizzate sono diminuite del 7,5%, scendendo a 36,6 milioni di tonnellate, con una movimentazione di container pari a 3 milioni 269 mila TEU. I volumi più consistenti movimentati dai porti di Valencia, Algeciras e Barcellona. La norvegese Highland Offshore ha ordinato la costruzione di una nave appoggio OSV alla connazionale Vard, società cantieristica che recentemente è passata sotto il controllo del gruppo navalmeccanico italiano Fincantieri. Il valore della commessa ammonta a circa 400 milioni di corone norvegesi, circa 52 milioni di euro. La nuova Offshore Support Vessel di progettazione Rolls-Royce sarà ultimata dal cantiere navale di Vard Brevik nel quarto trimestre del 2014. Nel primo trimestre del 2013 il gruppo navalmeccanico sudcoreano Hyundai Heavy Industries ha registrato una flessione del 5,7% dei ricavi, attestatisi a 13.142,3 miliardi di won rispetto a 13.938 miliardi di won nei primi 3 mesi dello scorso anno. L'utile operativo è ammontato a 337,7 miliardi di won, meno 61%, e l'utile netto è calato del 39,1%. Il mondo dei porti è in subbuglio perché da Bruxelles poteva arrivare una nuova tassa, questa volta al centro, cioè lo stazionamento delle navi e l'inquinamento. L'Europa voleva, alcuni parlamentari europei, soprattutto i verdi tedeschi, volevano imporre una tassa allo stazionamento delle navi nei porti liguri, italiani ed europei, in base a un loro assurdo concetto di far pagare a noi, cittadini liguri, le tasse sullo smantellamento delle navi che avvengono nei paesi del terzo mondo. La sinistra socialista, anche i socialisti e i PD italiani hanno votato a favore di questa tassa. Punta il dito contro il collega parlamentare europeo PD Sergio Cofferati. Susi De Martini da poco a Bruxelles lo accusa per aver votato a favore di un provvedimento poi bocciato che avrebbe portato una tassa di stazionamento su tutti i porti europei, Genova incluso, per rimediare all'emissione di CO2. Si sarebbe avuto un grosso impatto nella ricaduta delle tasse delle navi che stazionano in Liguria e in Italia e quindi avrebbero preferito magari altri porti, noi avremmo perso dei posti di lavoro. Una delle priorità per il governo Letta appena varato, sarà quello di mettere mano alle infrastrutture, inevitabile anche agli aeroporti, cominciando proprio da un libro sulla logistica che sarà fondamentale.
C'è spazio per tutti, pensare di scegliere saggio, ma in base non tanto e non solo al numero di passeggeri generati, quanto più al valore sul territorio di uno scalo. Continua Transport il dibattito sul futuro degli scali aeroportuali italiani. La nostra missione fondamentale è quella di garantire la sicurezza del trasporto aereo e in questo anche lo sviluppo della competitività sicuramente gioca un ruolo importante. Dal nostro punto di vista il ragionamento che dovrebbe essere svolto non è tanto legato a parlare o discutere sul numero degli aeroporti, se sia o meno adeguato alle esigenze del traffico. È più importante probabilmente andare a verificare e andare a individuare la singola vocazione del singolo aeroporto, dove probabilmente ci accorgeremo che c'è spazio per tutti per crescere in questo momento nel nostro paese. Quindi speranze ci sono anche per i piccoli, il problema è però di natura economica, parola d'ordine, sostenibilità. Credo che in un momento di profonda crisi economica che coinvolge purtroppo non soltanto il nostro paese ma un po' tutta l'Europa continentale, in particolare nel settore del trasporto aereo, è un momento importante di confronto, un momento importante di confronto per verificare se strutture aeroportuali cosiddette minore in realtà non possono dare un contributo all'impulso e allo sviluppo dell'economia. Come? Principalmente generando traffico aggiuntivo che inevitabilmente ha i suoi effetti positivi su tutte le economie di scala del territorio circostante un aeroporto. La ripresa del mondo dello shipping avverrà certamente entro 2 anni, se non addirittura con la ripresa dei noli, già alla fine del 2013. È il dato principale di speranza del Mare Forum che si è tenuto come ogni anno a Roma. E poi tra i temi anche ciò che arriva dall'Europa, perché l'Italia potrebbe diventare davvero una penisola tutta dedicata al gas. Siccome i cantieri stanno seguitando a produrre a pieno ritmo navi in Far East, se la ripresa lato domanda non è significativa, non vedo come i noli possano avere un incremento significativo e riequilibrare un conto economico che in questo momento non sta in piedi. Avete visto che la componente di costi operativi è superiore a quella degli oneri finanziari, quindi c'è bisogno di una forte ripresa dei noli, ma soprattutto c'è bisogno nello shipping in generale di modificare sensibilmente le strutture di costo e quindi passare a navi che abbiano un'efficienza energetica molto maggiore rispetto a quelle di oggi. Quindi in assenza di una ripresa che non sia solo nei paesi del Far East o localizzati in alcuni paesi, deve riprendere l'Europa, deve crescere gli Stati Uniti e si rimette in moto la macchina. Prima di allora non vedo segnali di ottimismo. Inevitabile, anche riprendendo quest'ultima parte della sua risposta, pensare che alla geografia che cambia anche nel mondo dello shipping, il Mediterraneo sarà davvero centrale e centrale? Il Mediterraneo rimarrà comunque un'area quantomeno di transito, ma è anche un'area di economie che una volta superate, mi riferisco al Nord Africa, le crisi politiche attuali seguita ad avere grosse potenzialità. Quindi ritengo che il Mediterraneo avrà comunque un ruolo importante. È evidente che negli spostamenti di geografia qualcuno guadagna, qualcuno perde, però non vedo un Mediterraneo senza navi, assolutamente. L'Italia diventerà la piattaforma del gas? Dunque, la domanda è estremamente interessante. La Commissione ha elaborato una comunicazione in materia, sta lavorando ad una direttiva che dovrebbe imporre di realizzare entro il 2020 una rete di distribuzione del gas naturale ad uso dello shipping, ma anche ad uso del trasporto su gomma nei principali porti europei. The Spinelli Group from Genoa. Over 50 years leader in inland shipping. Our services follow the complete logistics chain, from port terminals to intermodal transport, from internal storehouses with rail links to warehouses. At your disposal, a modern fleet of 600 tractors, 600 multifunctional trailers, 3,200 block trains, 200 forklift trucks, 1.5 million square meters of intermodal centers. The Spinelli Group, speed and technology for the global market. Tutte le notizie di porto, trasporto e logistica in meno di 2 minuti. La Commissione europea ha stanziato 64,3 milioni di euro per finanziare la realizzazione del doppio binario tra Bari e Sant'Andrea Bitetto, un'opera che aumenterà le prestazioni del collegamento tra Bari e Taranto per merci e passeggeri.
Lo stanziamento fa parte del Fondo di Sviluppo Regionale della Comunità Europea. Bruxelles ha approvato il finanziamento ritenendo che il potenziamento della ferrovia migliorerà i collegamenti terrestri tra i porti di Bari e di Taranto, ma anche quelli tra le città pugliesi e Napoli. La Regione Calabria sollecita l'autorità portuale di Gioia Tauro a programmare la costruzione di un terminal crociere nel porto di Crotone. In una lettera inviata al presidente dell'autority portuale, Giovanni Grimaldi, la vicepresidente dell'ente regionale, Antonella Stasi, ha sottolineato che il porto di Crotone sta registrando un crescente interesse da parte del mondo delle crociere, ricordando nel corso degli ultimi anni che si sono registrati numerosi significativi approdi che testimoniano le forti potenzialità dello scalo crotonese. La compagnia intermodale svizzera UPAC ha avviato un nuovo collegamento intermodale ferroviario tra Budapest e Ploiești, con rilancio delle unità verso Rotterdam tramite Duisburg. Carica container e casse mobili con possibilità di merci. Il nuovo collegamento intermodale tra Budapest e Ploiești, gestito da UPAC in collaborazione con la compagnia ungherese Hungaria Intermodal, ha frequenza settimanale. Questo servizio crea un collegamento tra la Romania e il porto di Rotterdam attraverso lo snodo tedesco di Duisburg. La compagnia croceristica Norwegian Cruise Line ha chiuso il primo trimestre di quest'anno con una perdita netta di 97,5 milioni di dollari rispetto ad un utile netto di 3,3 milioni di dollari nei primi tre mesi dello scorso anno. Il risultato netto adjusted e inclusivo di proventi straordinari è stato positivo per 12,9 milioni di dollari, rispetto ad un risultato positivo per 3,3 milioni di dollari nel primo trimestre dello scorso anno. Il gruppo navalmeccanico sudcoreano Hyundai ha confermato di aver ricevuto dalla compagnia armatoriale cinese China Shipping un ordine per la costruzione di 5 portacontainer da 18.400 TEU. La commessa ha un valore complessivo di 700 milioni di dollari. Le nuove navi saranno lunghe 400 metri, larghe 58,6 e verranno consegnate nella seconda metà del 2014. Abbiamo bisogno di essere sostenuti anche dal punto di vista politico. Il grido d'allarme degli aeroporti continua la nostra inchiesta, l'inchiesta di Transport. Lo stato del trasporto aereo è in una situazione molto preoccupante perché purtroppo da vari mesi abbiamo una contrazione del traffico e come voi sapete il traffico aereo anticipa i cicli economici. E quindi fino a che non vedremo una crescita del trasporto aereo vorrà dire che la ripresa economica è abbastanza lontana. Quali sono le prospettive di sviluppo per i piccoli aeroporti? Le prospettive di sviluppo per i piccoli aeroporti pari a quelle dei grandi aeroporti, nel senso che ciascuno deve trovare una propria vocazione in funzione di quelli che sono anche i piani di sviluppo dei territori in cui questi piccoli aeroporti sono siti. Pertanto il loro successo, il loro incremento dipende soprattutto dai programmi di attrattività turistico-industriale che ciascun territorio riesce a porre in essere. Qual è il ruolo del piano nazionale aeroportuale, dell'atto di indirizzo nel più ampio contesto dei trasporti nazionali? Ma io credo che sia una funzione soprattutto di stimolo. Noi siamo attenti a queste situazioni anche se vediamo che poi è il mercato che determina il successo o l'insuccesso. Non possiamo sottacere il fatto che aeroporti che sono stati messi a gara dall'ENAC non hanno visto una loro collocazione sul mercato e quindi effettivamente hanno determinato una situazione di stallo. Speriamo che il mercato riprenda e quindi ci sia spazio per tutti gli aeroporti attualmente destinati al traffico commerciale. Lo spazio c'è, l'Italia ha il 90% del patrimonio artistico mondiale, è uno dei paesi più belli del mondo, molto spesso non ce ne accorgiamo. La nave da crociera più grande del Mediterraneo, Liberty of the Seas di Royal Caribbean, è salpata per la crociera inaugurale e ovviamente c'è grande attesa per la stagione. Per Royal Caribbean la stagione è cominciata col segno più. La compagnia di Miami ha infatti schierato nel Mediterraneo la nave da crociera più grande con il viaggio inaugurale Civitavecchia-Genova. Legend of the Seas, una delle novità di Royal nel mercato italiano, farà tappa dal porto laziale e da quello ligure rispettivamente 19 e 18 volte per un totale di oltre 64.000 croceristi movimentati, aumentando l'indotto dell'intero territorio. Gli ospiti italiani a bordo delle nostre navi sono triplicati negli ultimi due anni, quindi pur in anni difficili diciamo per il turismo in Italia, per il mondo delle crociere, noi siamo cresciuti molto. Da questo diciamo l'esigenza di aprire un ulteriore porto, peraltro il meridione, il sud d'Italia, rappresenta un'area di produzione molto importante per il mondo delle crociere, quindi per questo abbiamo pensato a Napoli. È la nave più grande che opera nel Mediterraneo, grandezza vuol dire spazio disponibile per ospite, quindi non vuol dire affollamento, vuol dire maggiori attività disponibili, parliamo di attività anche molto particolari per lo sport, c'è una pista di pattinaggio di ghiaccio sul ghiaccio reale, diciamo una parete arrampicata, c'è il simulatore
settore del windsurf, c'è un'area benessere molto molto grande. Tutti quanti questi prodotti o servizi sono peraltro assolutamente gratuiti, cioè compresi nel prezzo della crociera. Ma nel Mediterraneo i progetti non si fermano. Royal intende agganciare il risultato atteso per il 2013 di un aumento vertiginoso dei passeggeri del settore. Quest'anno avremo una nave ancora, aggiungeremo una nave e un porto d'imbarco. Serviamo 5 porti italiani, quindi imbarchiamo a Venezia, a Roma, a Genova e a Messina da più anni. Cominceremo la stagione quest'anno anche a Napoli con una nave particolare, Liberty of the Seas, la nave più grande che opera nel Mediterraneo, una nave che rappresenta ancora una volta un passo ulteriore verso l'innovazione e la qualità di servizio dei nostri prodotti. Credo che sia il segreto della nostra crescita negli ultimi anni in Italia, cioè il fatto di avere navi innovative, un servizio vicino alle istanze degli italiani, ma non necessariamente italianissimo, e di offrire evidentemente tutto e di comprendere questo tutto all'interno del prezzo. Quindi sostanzialmente una volta che si è a bordo di Royal tutto quanto è compreso. Ecco. Tutti questi servizi li potete trovare sul nostro sito internet, così come tutta la puntata, telenord.it/transport. Per contattarci l'indirizzo di posta elettronica della nostra redazione è transport@telenord.it. Grazie a tutti per averci seguito, l'appuntamento con Porti, Trasporti e Logistica torna tra 7 giorni. The Spinelli Group from Genoa. Speed and technology for the global market.